Paura per Mario Cusitore, l'ex corteggiatore ha condiviso un'immagine da un ospedale facendo vedere i segni di cosa gli è accaduto. Mario Cusitore è finito in ospedale, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha preoccupato non poco i suoi fan pubblicando alcune immagini dal policlinico di Napoli in cui ha un braccio fasciato. Dopo la conclusione del programma lo speaker radiofonico è molto seguito sui social e adesso i suoi fan si chiedono quali siano le sue condizioni. Cosa è accaduto a Mario Cusitore? Perché è finito in ospedale? Sono queste le domande che si stanno ponendo tanti fan del programma. Pochi giorni fa l'ex corteggiatore era tornato a parlare di Ida Platano, spiegando che i sentimenti non passano da un momento all'altro. Adesso ha preoccupato tutti con queste foto. Mario Cusitore finisce in ospedale, cosa ha fatto l'ex corteggiatore? Mario Cusitore questo lunedì mattina ha condiviso alcune immagini dall'ospedale, l'ex corteggiatore di Ida Platano ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui mostra un grande cerotto su un braccio. Al filmato ha aggiunto il commento, "Finalmente tolte", taggandosi al Policlinico di Napoli Federico II. Non si sa con esattezza cosa abbia fatto lo speaker radiofonico e cosa si sia tolto. Potrebbe trattarsi di alcune cisti, ad ogni modo non sembra essere qualcosa di grave. Quel finalmente potrebbe indicare che attendeva da tempo di sottoporsi all'asportazione di questa cosa e soltanto adesso è riuscito a farlo. Come si vede dalla foto l'ex corteggiatore di Ida Platano ha un grande cerotto che ha una sorta di rigonfiamento sulla parte superiore dell'avambraccio, come se fosse una protezione o altro. Probabilmente tra un po' sarà lui stesso a spiegare cosa gli è accaduto e soprattutto cosa ha rimosso. Mario negli ultimi tempi è molto attivo su social e risponde spesso alle domande dei suoi fan. Recentemente, proprio rispondendo ai vari quesiti che gli hanno posto, è tornato a parlare di Ida Platano, lasciando intendere che tiene ancora molto a lei. In un'intervista a Fantagi aveva raccontato di essere tornato ancora una volta a Brescia, di aver dato una lettera a Ida e di averle dato il suo numero, ma non ha mai ricevuto una telefonata. Sarebbe stato questo l'ultimo tentativo, per il momento, di riconquistare la bella siciliana, senza però aver avuto alcun risultato.